siamo fortemente preoccupati per il futuro della Regina Margherita, il nostro ospedale di punta, il nostro ospedale monospecialistico a favore dei bambini. I bambini non sono degli adulti in miniatura e quindi devono essere curati da dei pediatri capaci di curarli nella maniera adeguata. Se nel futuro della Città della Salute il Regina Margherita e il Sant'Anna dovessero essere incorporati, accorpati con la Città della Salute senza più mantenere la sua specificità dedicata ai bambini, sarebbe un grave pericolo. Quindi noi chiediamo alla Giunta regionale di seguire con grande attenzione questo aspetto, perché pensiamo che Regina Margherita sia un'eccellenza italiana che non può essere dispersa. E se mancano questi servizi, per noi è impossibile accettarlo, e facciamo tutto il nostro possibile per poter proseguire questa lotta per il sostenimento della Regina Margherita. Io sono qui a supporto del collega di Tronzano. Volevo solo rimarcare un aspetto che è da anni che il partito di Forza Italia si occupa, ed è la questione delle strisce blu, che sono veramente un costo per le persone che si recano in questo polo ospedaliero che comprende Monete, Sant'Anna, Regina Margherita e quant'altro, e questo problema non è ancora stato risolto. Vogliamo assolutamente riprenderlo con estrema forza.